Make yourself comfortable. You are about to experience the next evolution in television. More choices, more control, more entertainment, all with Web TV Plus. Start with TV Home. As you change channels, you get the title and the time. Quante sono le Web TV nella nostra regione? Cosa trasmettono? Di cosa parlano? Lo scopo del progetto Le Web TV in Emilia-Romagna è quello di fotografare il panorama regionale delle Web TV. La ricerca, condotta da Fuori TV per conto del Coricom dell'Emilia-Romagna, ha voluto dare visibilità alle Web TV presenti nella nostra regione, capirne le modalità di sviluppo e le caratteristiche. La ricerca si è sviluppata in diverse fasi. Il database. 51 Web TV presenti online sono state individuate e catalogate attraverso informazioni di base. Sono relativamente giovani e con un esercito di oltre 160 collaboratori le Web TV presenti in regione. La mappa. Le Web TV sono state geolocalizzate e inserite in una mappa interattiva. Il questionario. Attraverso la Federazione Media Digitali Indipendenti è stata diffusa la notizia del censimento. 31 Web TV hanno risposto alle domande del questionario, tese a definire la fotografia generale della Web TV. Cultura, sociale e attualità sono i temi che interessano le redazioni online, rivolti per lo più a una fascia di pubblico maturo. Indagare l'aspetto finanziario delle redazioni. Le Web TV risultano soggetti imprenditoriali veri e propri, con considerevoli budget da gestire, sostenuti principalmente da finanziamenti pubblici. Esplicitare i tipi di contenuti prodotti e postati sui siti della Web TV. Attive e propense agli approfondimenti, le redazioni online lavorano anche settimanalmente per produrre contenuti di lunga durata. Approfondire il tema delle collaborazioni. Spicca la figura del videomaker come principale professionista presente all'interno delle Web TV. Capire quali sono i canali e gli strumenti di diffusione e promozione delle Web TV. Le redazioni utilizzano sempre più spesso il canale di YouTube per diffondere i propri contenuti, privilegiando strumenti social come Facebook per promuovere la loro professionalità. Comprendere quali tipologie di licenze utilizzano. La modalità alternativa di condivisione di contenuti in rete, come quella Creative Commons, risulta quella più utilizzata. Il vademecum. I temi dell'etica dell'informazione, della gestione delle notizie, dell'utilizzo delle immagini, del ruolo dello spettatore sono stati affrontati in un tavolo condiviso da esperti del settore e riportati in un vademecum teso a orientare e promuovere le professionalità dell'editoria online. Il panorama delle Web TV in Emilia-Romagna è costellato da esperienze editoriali di vera produzione indipendente. Professionalmente preparate e determinate, le Web TV conquistano sempre più spazio e autonomia nel mondo dell'informazione online.